Buongiorno, io sono Vittorio Pasteris, vengo da Torino. Avrei voluto partecipare effettivamente al Matera Camp, era un'ottima iniziativa. Purtroppo, per ragioni di contingenti astrali, nello stesso giorno organizzeremo un altro bar camp tematico che si chiama Lit Camp a Torino. Abbiamo dovuto organizzarlo proprio in quel giorno perché deve essere in concomitanza con la Fiera del Libro. E sono stato uno dei primi che ha aderito con grande piacere al Matera Camp. Uno perché Matera è una città straordinaria, io amo molto la Basilicata in tutte le sue componenti, però Matera è sicuramente la città più bella, quindi se vogliamo una ragione prettamente turistica. In seconda istanza perché il tema di questo bar camp, cioè nuovi media, nuovi modelli di business come alternativa per lo sviluppo in zone disagiate, mi vede in parte molto vicino, perché comunque io vengo, per quanto abiti in Torino, da una città, da piccole comuni, nei dintorni di Torino, dove in effetti se ci fosse una realtà di sviluppo attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali sarebbe sicuramente una cosa molto importante. Purtroppo noi paghiamo, e temo anche in Basilicata, il fenomeno grave di un digital divide tecnologico legato al fatto che in alcune zone del torinese, della provincia, c'è la connessione ADSL. In altre zone non c'è, la regione Piemonte tra l'altro ha fatto un progetto all'uopo, però in effetti non ha risolto molto. E quindi lo stesso problema si pone in tutte le regioni come quella del sud Italia, in cui ci sono molte competenze probabilmente nell'ambito delle tecnologie digitali. Purtroppo molti di questi, quelli più bravi, forse quelli più ambiziosi, prevalentemente nel passato scappavano al nord per cercare un posto di lavoro. Da quel che vedo, però, devo dire la verità, molti rimangono ancora al sud e stanno facendo ottimi lavori. Infatti, nell'ultimo periodo, una delle cose più sintomatiche è che molte persone capaci, in gamba, toste, che ho conosciuto, innanzitutto vengono da piccoli comuni e in secondo luogo vengono da piccoli comuni del sud Italia. E penso che sia un buon segnale. Quindi a tutti un buon Matera Camp e speriamo di vederci presto.